Vai Sara. Sempre con la musichetta, con la sigla del cartone animato, perché oggi parliamo della principessa Zaffiro. Zaffiro, cartone animato giapponese molto vecchio che lo guardavo io. Metti la scatola, è troppo grossa, mettila in fondo. Eccola qua. Ora, devo dire subito, che è più bella del cartone. Sì, ma perché papà e mamma subito avranno detto: ah, ma questa non è la principessa Zaffiro. Gli assomiglia, ma non lo è. L'hanno ridisegnata. Hanno deciso di dargli uno stile un pochettino più moderno. E devo dire che hanno fatto un bel lavoro, perché devo dire che è 10 volte più bella. E la principessa Zaffiro lotta contro il perfido zio, perché lei sarebbe l'erede al trono, ma lui vuole il trono e lei scappa, sembra un maschio, in realtà è una principessa. C'è un amico che si chiama Cid, che è un bambino con un flauto, e fa un sacco di avventure, ripeto, è vecchissimo. E nel cartone è bruttissimo. Non è vero, no, non puoi dire una cosa del genere, è bellissima Zaffiro. Nel cartone è bruttissimo, no, ma Zaffiro qua è bellissimo, devo dire. Zaffiro è bella comunque. Volevo far notare una cosa. Cosa? Togliamo lei la spada. Il visino. Quanto è carino. Quanto puccino. Puccioso. E ricordiamoci che vorrei aiutarla anch'io, Zaffiro. È veramente pucciosa il suo viso. Il suo viso è pucciosissimo. Sì, l'abbiamo capito che è pucciosissimo. Però comunque ha anche la scala con le rose. Sì, facciamo vedere bene come sono. Guardate come sono particolareggiate le rose. Bellissime. È leggera, è in plastica, vuota la scala, invece piena è tutto il resto della statua. Lei paura non ha. Nel cartone? Chiedete a papà e mamma che se lo ricordano Zaffiro qualcuno. Allora, nel cartone vi dico la verità, è bruttissima. Non è vero! Ma è bellissima! Non è vero, è bellissima anche nel cartone. Io ero innamorato della principessa Zaffiro. E questa è l'unica cosa che esiste, l'unica statua, non ci sono giocattoli di Zaffiro. Muoviamola qua questa statua, eh? È finita la sigla, quindi probabilmente non ci metteranno in evidenza il video, perché abbiamo fatto sentire tutta la sigla. E questa è una cosa che non si può fare. Non si può fare. Vai a prendere lo strumentopolo, dai! E comunque. Quella è la Topolino. Topolino non c'entra niente, ma giusto per. Quindi un'altra bella statua che è arrivata da Giappone, da un cartone animato, che tra parentesi se lo trovate vi consiglio di guardare, perché è molto carino anche il cartone animato. Soprattutto la sua faccina pucciosa. Pucciosa. Scrivetevi se vi è piaciuta la recensione, se vi è piaciuto il prodotto. Mettete un like, condividete il video e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!